Vado a dare il buongiorno a Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, con lei questa mattina facciamo un po' il punto sulla campagna vaccinale per il Covid e sulla situazione attuale. Partiamo però dalla campagna vaccinale perché anche in Liguria, si parte con qualche giorno di anticipo rispetto a quella che era la previsione. Quali sono gli step e i numeri, Ansaldi? Allora, la vaccinazione contro il Covid, secondo le circolari ministeriali, è raccomandata in questa prima fase ai soggetti over 80, quindi che hanno superato gli 80 anni di età, agli ospiti, alle strutture residenziali, agli operatori sanitari e alle persone con elevata fragilità. Abbiamo però un problema, nel senso che le dosi messe a disposizione dal Ministero in questa prima fase sono 14.000 e quindi già il Ministero indica una serie di priorità in questa fase di carenza vaccinale. La partenza, il kick-off è previsto già venerdì 29, la campagna partirà con le strutture residenziali che, come forse ricorderete, rappresentano sia per la comunità, ma soprattutto per i loro ospiti, strutture che hanno pagato un prezzo salatissimo nel corso delle prime ondate. Quindi andremo a vaccinare in loco gli ospiti e per proteggere sempre i soggetti fragili, che sono il vero obiettivo di questa campagna di vaccinazione, andremo a vaccinare anche gli operatori sanitari delle strutture residenziali, dei reparti ospedalieri a più alto rischio. Appena superata questa prima fase, andremo a proteggere gli immunocompromessi e i principali erogatori saranno chiaramente da un lato le ASL e dall'altro chiaramente gli ospedali. Ogni immunocompromesso avrà come riferimento l'azienda che abitualmente lo segue. Questo per facilitare l'accesso, aumentare la compliance, quindi favorire la protezione. E poi successivamente andremo a vaccinare gli over 80, inizialmente poi via via le altre fasce d'età, tutti i soggetti con fragilità. Ripeto, il collo di bottiglia in questo momento sono le dosi. Le ultime informazioni ci dicono che sostanzialmente fino all'inizio di ottobre, per i primi giorni di ottobre, riceveremo 28.000 dosi e partiremo solo con 14.000 dosi, che sono il quantitativo previsto in consegna all'inizio della prossima settimana. Anche perché, lei diceva il collo di bottiglia, anche perché solo, diciamo, gli anziani ricoverati nelle RSA forse sono intorno ad un numero, insomma, circa 20.000, no? Esatto, allora abbiamo una popolazione target in termini tecnici, abbiamo una popolazione che è presente nelle strutture residenziali che supera i 19.000, a cui bisogna aggiungere il personale che chiaramente assiste questi pazienti, questi cittadini, che con il duplice obiettivo di garantire l'assistenza e di proteggere il soggetto anziano. E quindi, come dire, vedremo quale sarà la compliance, cioè quindi sarà l'accettazione della vaccinazione che verrà attivamente proposta, e via via andremo a proteggere poi tutte le altre categorie, ripeto, partendo dall'RSA, gli operatori sanitari e quindi gli immunocompromessi. Quindi 29 settembre con le RSA 14.000. Allora, partiremo con le 14.800 dosi che verranno consegnate la settimana prossima. Come dire, ci aspettiamo una compliance complessiva tra il 50 e il 60%, perché è quella che abbiamo osservato nelle esperienze precedenti, e ragionevolmente verso il 10-15 ottobre potremo iniziare a vaccinare anche gli immunocompromessi. Però c'è un'attenta attività di sorveglianza sia di Alisa sia da parte di tutto il sistema per ottimizzare, come abbiamo sempre fatto, la disponibilità delle dosi vaccinali e andare a coprire più precocemente possibile quei soggetti più fragili. Ripeto, sarà un feedback continuo, perché non sappiamo, non lo sa nessuno, quale sarà la copertura e la compliance, cioè il tasso di copertura nelle diverse categorie.
anche se, come dire, il concetto chiaro che deve essere per tutti i soggetti fragili, per i soggetti immunocompromessi, per i soggetti quindi con patologie croniche, che la vaccinazione è fortemente raccomandata, perché è vero che l'impatto è sicuramente inferiore che in precedenza, ma dobbiamo proteggere i soggetti più deboli e più fragili. Ansaldi, ho capito bene, questo 50-60% di attesa, diciamo, di risposta positiva alla vaccinazione è per gli anziani e per i fragili? Allora, ci siamo basati, questo calcolo l'abbiamo fatto in base alle ultime esperienze. Ci aspettiamo una compliance più alta del 50-60% degli ospiti nell'RSA, mentre ce l'aspettiamo decisamente più bassa per quanto riguarda gli operatori sanitari. Però ci sarà un monitoraggio giornaliero per vedere qual è la copertura delle diverse categorie, per ottimizzare in tempo reale le categorie da proteggere. In altri termini, non vogliamo perdere tempo e vogliamo coprire il più velocemente possibile, proteggere il più velocemente possibile la popolazione ad aumentato rischio. E speriamo, insomma, che arrivino anche questi vaccini, insomma, che attendiamo. Le faccio un'ultima domanda: qual è la situazione in questo momento del Covid? Allora, come è successo già negli anni precedenti, la nostra regione, sia per motivi demografici, siamo la regione più anziana d'Italia, sia per ragioni turistici, ha un'ondata autunnale precoce. Così è successo, abbiamo già notato un deciso rallentamento degli indicatori, però vorrei assolutamente sottolineare che siamo lontanissimi dalla pressione sul sistema ospedaliero che abbiamo osservato negli altri anni. Che cosa voglio dire? Che oggi entrano nei nostri ospedali una decina di pazienti SARS-CoV positivi, ma solo 1 su 10 ha la patologia Covid, e questa è una proporzione, una percentuale più bassa rispetto sia assolutamente a quanto abbiamo osservato nel 20 e nel 21, ma anche più bassa rispetto a quanto abbiamo osservato nel 22. Allora, grazie a Filippo Ansaldi, abbiamo capito le due date, sono quelle del 29 settembre da una parte, con la partenza della campagna vaccinale per il Covid nelle RSA, e poi intorno al 10 di ottobre, fra il 10 e il 15 di ottobre, con invece la campagna che riguarda i sanitari e poi i fragili, giusto? Assolutamente, okay. In realtà nelle RSA l'obiettivo è riuscire a vaccinare contemporaneamente ospiti e personale per garantire immediatamente un'ottima protezione del soggetto fragile. Grazie a Filippo Ansaldi. Invece per l'influenza? Allora, per l'influenza l'obiettivo è vaccinare anticipando, come dire, le consegne e anticipando la somministrazione. Nelle RSA vogliamo procedere alla doppia somministrazione influenza e Covid, in modo da garantire il massimo della protezione. Ma ad oggi la campagna, lo start, il kick-off della campagna è previsto per il 16 ottobre, come avevamo annunciato qualche settimana fa. Ok, grazie al direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, buon lavoro. Buona giornata a tutti, grazie.